Allora, se mi sentite non ci sono problemi particolari di natura tecnica, iniziamo subito con la lezione sugli antipertensivi e riprendendo ovviamente da dove avevamo lasciato l'altra volta. Vi ricordate brevemente, venerdì avevamo inquadrato un po' la patologia, avevamo visto quali sono i farmaci che possono interferire con la pressione arteriosa e ci eravamo soffermati in particolare sui farmaci del sistema simpatico litici. Abbiamo visto quali diuretici si utilizzano, diazidici, diuretici dell'ansia, risparmiatori di potassio, poi ci eravamo soffermati un po' sui simpatico litici, soprattutto su quelli centrali. Avevamo discusso dell'importanza di farmaci che agiscono sui recettori alfa-2, in particolare la clonidina, e poi altri farmaci che agiscono a livello centrale come l'alfa-metildopa, guanabenzoguanfacina, ma avevamo anche sottolineato come questi farmaci vengono utilizzati, in pratica quasi sempre sono delle seconde scelte, all'eccezione del caso della clonidina e dell'alfa-metildopa che vengono utilizzati come una delle prime alternative nel caso di ipertensione in gravidanza. Abbiamo visto anche che questi farmaci hanno azione inibitoria sul sistema simpatico, sul rilascio di noradrenalina fondamentalmente, agendo con meccanismi diversi. Alcuni, come l'alfa-metildopa, venendo inglobate nelle vescicole che normalmente contengono la noradrenalina, e altri invece, come la clonidina, andando a attivare il recettore alfa-2, che a sua volta poi può anche attivare il sistema parasimpatico a livello del nucleo del tratto solitario, oppure la stessa clonidina, ma anche la moxinidina, la stessa alfa-metildopa. C'è qualcuno che cerca di intervenire, ma non si sente, evidentemente c'è qualche problema. Al solito scrivete sulla chat, forse è meglio se avete difficoltà. Io ce l'ho qua aperta, quindi riesco a leggerla subito. Quindi vi dicevo, e poi avevamo introdotto anche questi nuovi, questi, non nuovi, questi recettori imidazolinici che hanno attività simile a quella dei recettori alfa-2, nel senso che sono in grado, una volta attivati, come fa la clonidina o la moxonidina, di inibire la scarica simpatica. Abbiamo anche visto che gli altri farmaci simpatico-litici utilizzati o che è possibile utilizzare sono quelli che agiscono sui recettori alfa-1, anche in questo caso sono sempre delle seconde scelte. Poi abbiamo i farmaci che agiscono sui recettori beta-1, i cosiddetti beta-bloccanti, che sono tra i farmaci più utilizzati e abbiamo anche visto che è importante classificarli in base alla specificità recettoriale, alla capacità che hanno di attraversare la barriera ematoencefalica e alla attività simpatico-mimetica intrinseca. In questo schema vediamo come ci sono farmaci come il propranolol che è in grado di agire sia su beta-1 che su beta-2 e quindi portandosi una serie di effetti collaterali derivanti fondamentalmente dal blocco dei beta-2, mentre poi abbiamo farmaci come il carvedilol e l'abetalolo che agiscono anche come bloccanti degli alfa-1. E questo può essere un vantaggio perché sappiamo che gli alfa-1, essendo presenti a livello dei vasi, possono, diciamo, il blocco di questi recettori può determinare vasodilatazione. Qui vedete un'altra classificazione in base anche alla emivita, vedete il nadolol è uno di quelli che ha l'emivita più lunga, l'atenololo non è lipofilo ed è selettivo e così via. In generale, qui eravamo arrivati, gli effetti farmacologici dei beta-bloccanti sono dovuti a diversi meccanismi, tra cui l'effetto cronotropo e inotropo negativo con riduzione della gittata cardiaca, così come anche si ha un effetto dromotropo e batmotropo negativo, aumento delle resistenze periferiche, fondamentalmente solo inizialmente, diminuzione dei livelli di renina, e di questo parleremo estensivamente nel corso della lezione, perché oggi parliamo proprio dell'importanza del sistema renina-angiotensina. Poi possono determinare broncocostrizione, questo in virtù della possibile azione sui recettori beta-2, ancora possono determinare ritardo nel recupero dall'ipoglicemia indotta dalla somministrazione di insulina e questo può essere un problema nei pazienti diabetici. Abbiamo dedicato un po' di interesse a questi pazienti diabetici perché spesso abbiamo detto, soprattutto nel caso della sindrome metabolica,
e in altre patologie l'ipertensione si accompagna ad altre disfunzioni, tra cui appunto ad altre problematiche come il diabete, e quindi dobbiamo tener conto di questi accorgimenti quando andiamo a prescrivere dei farmaci antipertensivi. Così come si ha un innalzamento dei livelli di VLDL, una diminuzione delle HDL e riduzione della pressione intraoculare con questi farmaci. Vedete qui, importantissimo, come vi dicevo, è l'azione della noradrenalina sul rilascio di renina. Vedremo che una delle modalità attraverso cui la renina viene rilasciata. Sono tre vie che controllano il rilascio di renina. Una di queste vie è proprio attraverso i recettori beta-1 adrenergici che quando vengono attivati portano a livello del rene, delle cellule juxtaglomerulari, si ha portano a un rilascio di renina. Quindi è chiaro che tutti quei farmaci che in qualche maniera bloccano il recettore beta-1 possono favorire la riduzione dei livelli di renina e sappiamo che da qui perché questo è importante? Perché dalla renina si forma poi l'angiotensina che ha importanti effetti vasocostrittori, quindi abbiamo un effetto di vasodilatazione mediata anche attraverso questo meccanismo. Teniamo conto che è vero che i recettori beta-2 sono presenti a livello polmonare, il loro blocco ovviamente determina broncocostrizione, che è un importante effetto collaterale, ma i recettori beta-2 sono espressi anche a livello della vascolatura del muscolo scheletrico e di altri vasi sanguigni. Quindi antagonisti beta-adrenergici con attività di agonista parziale sui recettori beta-2 adrenergici, come ad esempio il pindololo, il celiprololo, possono determinare vasodilatazione nella muscolatura scheletrica. Non si sente niente. Cioè, o meglio, si sente che qualcuno vuole intervenire, ma non si capisce. Vi ripeto, scrivete se avete. Io continuo a disattivare l'audio di tutti, ma poi. Questo non è un effetto a tempo indeterminato, perché voi potete attivarli in qualunque momento praticamente. Vabbè, e in generale ci sono poi altri beta bloccanti come il nebivololo che tra le altre cose favoriscono la sintesi di ossido nitrico determinando ancora una volta vasodilatazione. Quindi vedete che la non selettività nei confronti dei recettori beta 1 non sempre è negativa, anzi in questi casi, come ad esempio nel caso del nebivololo, nel caso del pindololo e anche nel caso del carvedilolo, può essere questa mancata selettività nei confronti dei recettori beta-1 può essere, diciamo, favorente un effetto antipertensivo, perché si hanno una serie di altri fenomeni, di altri meccanismi che portano comunque a vasodilatazione. Quindi si aggiunge l'azione antipertensiva dovuta al blocco dei recettori beta-1 cardiaci oppure dal blocco dei recettori beta-1 a livello delle cellule juxtaglomerulari, anche un'azione per esempio di parziale attivazione dei beta-2 o di vasodilatazione dovuta all'antagonismo degli alfa-1 come il carvedilolo o di vasodilatazione dovuta all'aumento della sintesi dell'NO come il nebivololo. Per queste e per altre ragioni che via via, su questo torneremo quando parleremo dell'uso dei beta bloccanti nello scompenso cardiaco, per queste e per altre ragioni i beta bloccanti possono essere utilizzati, come abbiamo visto, in caso di angina pectoris, in caso appunto di ipertensione, poi vedrete anche come antiaritmici e in altre patologie che non hanno poco a che vedere, diciamo, apparentemente con questo, come l'ipertiroidismo. In caso di emicrania, i beta bloccanti possono essere utilizzati nella profilassi dell'emicrania. Avete visto, no, che distinguiamo i farmaci per l'emicrania in farmaci per la profilassi e farmaci per l'attacco acuto. Nella profilassi dell'emicrania possono essere utilizzati, tra le altre cose, i beta bloccanti, così come possono essere utilizzati, abbiamo visto già l'altra volta, i calcio antagonisti. Possono essere utilizzati i beta bloccanti sempre in caso di tremori muscolari e in caso di scompenso cardiaco, appunto, e di questo parleremo estensivamente quando affronteremo lo scompenso cardiaco. Gli effetti collaterali, che sono direttamente dipendenti dall'azione su altri recettori, oltre che sui recettori beta-1, ma anche al fatto che i recettori beta-1 sono distribuiti in diversi distretti dell'organismo, possono essere insufficienza cardiaca,
È vero che si utilizzano nel caso dello scompenso cardiaco, ma essi stessi possono determinare insufficienza cardiaca. Vi ripeto, parleremo estensivamente di questi quando parleremo dello scompenso cardiaco. Possono determinare bradicardia marcata e conversione dei blocchi da parziali a totali, peggioramento dei segni di vasculopatia periferica, angina da rimbalzo alla sospensione del farmaco e poi effetti a carico del sistema nervoso centrale come disturbi del sonno e depressione. Non dimentichiamo che la noradrenalina, l'avete fatto nella parte iniziale dello studio del sistema nervoso, è fortemente espressa e presente in grosse concentrazioni in diverse sedi a livello del sistema nervoso centrale. Inoltre si può avere un potenziamento degli effetti del verapamil, che era una di quelle calciobloccanti non di idropiridinici. Vi ricordate, i calciobloccanti, adesso ve lo ripeto brevemente, si dividono in diidropiridine, fenilalchilamine e benzotiazepine. Ebbene, il verapamil è una di quelle che agisce direttamente a livello cardiaco, non a livello dei vasi. Qui sono riportate alcune delle caratteristiche dei beta bloccanti. Come sempre vedrete, quando avete a che fare con classi di farmaci che comprendono molti principi attivi, non sempre è semplice, diciamo, orientarsi, per questo, diciamo, è utile, qui sono riportati i farmaci antipertensivi più utilizzati, è utile avere a disposizione anche una tabella tipo questa in cui sono riportate le mivite, la biodisponibilità, in modo tale da avere almeno qualche strumento in più per scegliere il farmaco più adatto, anche perché sull'uso dei beta bloccanti dal punto di vista clinico, cioè voi mi potete chiedere, ma allora quale beta bloccante, quale, scusate, sull'uso degli antipertensivi dal punto di vista clinico, non c'è una linea guida, che vale sempre. Se consideriamo, per esempio, io mi sono andato a guardare durante questo weekend un po' tutte le linee guida internazionali, vedete che, per esempio, quelle europee, dell'European dell'Associazione Europea di Cardiologi, in pratica conclude tutte queste linee guida dando ampio spazio ai medici che prescrivono i farmaci, dicendo scegliete in base a quella che è la vostra esperienza, senza, secondo noi tutti hanno più o meno lo stesso effetto. Però vedete che poi nella pratica non sempre è così, nel senso che si inizia quasi sempre da un diuretico, poi si passa all'ACE inibitore, il calcio bloccante e così via, eventualmente associandoli anche. Di questo parleremo estensivamente nella seconda ora di questa lezione. Andiamo avanti. Una classe di farmaci che può essere utilizzata in caso di ipertensione, ovviamente abbiamo visto come i beta bloccanti, soprattutto quelli non selettivi, in grado di agire anche sui recettori alfa-1, oppure abbiamo visto alcuni di questi sono in grado di favorire il rilascio di NO, sono utili in quanto si ha una vasodilatazione importante. È chiaro che anche gli stessi agenti vasodilatatori di cui abbiamo parlato quando abbiamo affrontato i nitroderivati possono essere utilizzati a questo scopo. E in particolare i vasodilatatori adoperati nel trattamento dell'ipertensione sono l'idralazina, alcuni attivatori dei canali del potassio come la nesiretide, i nitroderivati in generale, per esempio si utilizza anche in alcune nazioni il sodio nitroprussiato, anche se si tratta di farmaci desueti per molti aspetti, anche perché abbiamo, vi ripeto, una varietà di farmaci tale per cui non è necessario ricorrere a questi farmaci che hanno anche spesso effetti collaterali, non hanno un'azione duratura nel tempo, eccetera. Quindi è importante conoscerli senza dubbio, perché fanno parte del bagaglio di farmaci che è possibile utilizzare in caso di ipertensione, però sicuramente se abbiamo altre alternative non è necessario ricorrere a questi, si ricorre a questi solo in alcuni casi, adesso vi dirò, per esempio in caso di emergenza, come al solito anche questi possono essere utilizzati in caso di ipertensione gravidica, ma non per l'uso cronico, solo per un uso limitato nel tempo. Bene. Questi vengono ancora adesso quindi utilizzati in questa maniera, anche perché rappresentano delle seconde scelte oppure non si inizia con dei nitroderivati. Vedete che l'uso dei farmaci con l'uso di farmaci vasodilatatori, l'uso dei farmaci vasodilatatori senz'altro porta a una diminuzione delle resistenze vascolari sistemiche e a una diminuzione della pressione arteriosa, e questo è l'obiettivo che noi abbiamo, cioè è quello di far diminuire la pressione arteriosa. Però contemporaneamente, cioè come conseguenza di questa riduzione della pressione arteriosa indotta da vasodilatatori, avremo da una parte una riduzione dell'escrezione renale di sodio
è una ritenzione sodica con aumento del volume plasmatico e quindi aumento della pressione arteriosa, quindi avendo un effetto opposto. D'altra parte invece potremmo avere sempre un aumento della pressione arteriosa, in che modo? Si avrà un aumento del, di flusso degli impulsi afferenti simpatici, quindi si ha un'attivazione del simpatico conseguente alla vasodilatazione indotta dai, dagli agenti, dai farmaci vasodilatatori, che potrà avere diverse conseguenze. Potrà da un lato ridurre la capacitanza venosa, aumentare la contrattilità cardiaca e aumentare la frequenza cardiaca, con quindi aumento della gittata cardiaca e aumento della pressione arteriosa, così come potrà determinare un aumento delle resistenze vascolari sistemiche con aumento della pressione arteriosa sempre, oppure l'aumento del flusso del sistema simpatico, come abbiamo visto, determina un aumento del rilascio di renina con conseguente aumento dell'angiotensina 2 e ancora una volta aumento delle resistenze vascolari sistemiche e della pressione arteriosa, oppure aumento dell'aldosterone con diminuzione dell'escrezione renale di sodio, e comunque porta sempre a un aumento della pressione arteriosa. Quindi l'effetto immediato è quello dei vasodilatatori, è quello di ridurre la pressione arteriosa, però questo può determinare una serie di conseguenze che limitano o fanno o relegano l'uso dei farmaci vasodilatatori in una categoria secondaria di agenti che possono essere utilizzati per trattare l'ipertensione cardiaca. L'idralazina viene utilizzata abbastanza frequentemente, ciononostante, soprattutto ovviamente per tutti quei pazienti che non rispondono ai farmaci antiipertensivi classici, oppure per trattare, come vi dicevo, come un po' avviene per tutti i farmaci vasodilatatori, emergenze ipertensive che occorrono in gravidanza. Viene somministrata per via endovenosa per questo diciamo scopo. Questo è un esempio di farmaco vasodilatatore più o meno utilizzato, ma vi ripeto, si tratta sempre di farmaci piuttosto desueti che vengono utilizzati solo come seconde scelte. Per quanto riguarda comunque le caratteristiche dell'idralazina, si tratta di una ftalazina in particolare, viene assorbita bene dal tratto gastrointestinale, viene metabolizzata a livello epatico dove viene acetilata, il picco si raggiunge dopo 1-2 ore e l'emivita è di un'ora e l'effetto dura per 12 ore. In genere però, vi ripeto, nell'emergenza ovviamente non viene somministrata per via orale, ma viene somministrata per via endovenosa. La vasodilatazione indotta da idralazina avviene con un meccanismo d'azione non ben conosciuto, nel senso che ovviamente si è ipotizzata la possibilità che l'ossido nitrico fosse coinvolto, ma non sembra che l'azione sia interamente da ascrivere all'ossido nitrico. Sicuramente non agisce a livello dei vasi di capacitanza. Tra gli effetti collaterali abbiamo una potente attivazione cardiovascolare riflessa, quella di cui parlavamo prima, con ritenzione idrosalina, si può avere lupus iatrogeno e malattia da siero. Quindi gli effetti collaterali unicamente all'azione del farmaco e soprattutto a questa attivazione cardiovascolare riflessa ne limitano fortemente l'uso. Molto più utilizzati invece sono i calci antagonisti, e di questo abbiamo già parlato in precedenza quando abbiamo detto che vengono suddivisi in diidropididine, fenilalchilamine e benzodiazepine. Ovviamente per via del sito d'azione, della preferenzialità per l'azione a livello dei vasi, quelli più utilizzati nel caso di ipertensione saranno le diidropididine. E di questo abbiamo detto estensivamente, abbiamo parlato in maniera estensiva quando abbiamo fatto i farmaci per l'angina pectoris. Si tratta di farmaci comunque largamente utilizzati, comprendono numerosi principi attivi caratterizzati dalla stessa farmacodinamia chiaramente, ma da una farmacogenetica estremamente variabile, il che rende diciamo piuttosto versatile l'utilizzo di questi farmaci, nel senso che noi abbiamo a disposizione diverse molecole, diversi farmaci, e quindi possiamo scegliere in base al paziente che dobbiamo trattare quella emivita più lunga, emivita più breve e così via. Ricordatevi che comunque i calci antagonisti, così come tutti gli agenti in grado di indurre vasodilatazione, possono avere determinati effetti come la cefalea, tutti effetti da vasodilatazione. È vero che provocano cefalea, ma ricordate, questa è un'altra classe di farmaci che può essere utilizzata nella profilassi dell'emicrania.
Quindi la profilassi e l'emicrania, ricapitolando, si utilizzano la betalolo, beta bloccanti e calcio antagonisti, e poi possono essere utilizzati alcuni antiepilettici come lo stesso valproato, la carbamazepina e così via, e poi possono essere utilizzati anche integratori a base di magnesio e alcuni antidepressivi. Comunque, ricapitolando, gli effetti collaterali dei calci antagonisti sono quelli dovuti a vasodilatazione, come cefalea, vertigini, flushing. Si possono avere edemi periferici da dilatazione precapillare oppure da vasocostrizione postcapillare riflessa, reflusso gastroesofageo, con alcuni di essi, in particolare solamente con il verapamil, ma ci interessa poco come antipertensivo, si nota stipsi. Così come ovviamente a livello cardiaco abbiamo effetti come bradicardia e disfunzione del nodo senatoriale, azione inotropa negativa mediate fondamentalmente dalle fenilalchilammine e delle benzodiazepine, quindi verapamil e diltiazem, piuttosto che dalle dihidropiridine. Si utilizzano in caso di ipertensione arteriosa lieve e moderata, sono tra i farmaci più utilizzati, sono sicuri in gravidanza, quindi abbiamo un'altra classe di farmaci che può essere utilizzata in gravidanza. Quindi per adesso tra gli antipertensivi che si possono utilizzare in gravidanza abbiamo i calcio bloccanti e i beta bloccanti, in particolare il labetalolo. Nelle emergenze abbiamo detto i farmaci che inducono vasodilatazione, fondamentalmente. Queste sono le uniche classi, eppure i simpaticolitici ad azione centrale, come l'alfametildopa e la clonidina. Queste sono le uniche classi di farmaci che si utilizzano in caso di ipertensione gravidica. Tutte le altre classi non possono essere utilizzate, a partire dai diuretici che provocano oligodramnios, agli ACE inibitori e gli antagonisti dell'angiotensina che provocano invece malformazioni a carico del feto, ma di questo ne parleremo. Oltre che nell'ipertensione arteriosa lieve e moderata, i calciobloccanti, vi ricordo, si utilizzano nei pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra. In questo caso non sono indicati perché si ha un aumentato ritorno venoso che porta a un aumento della gittata cardiaca. Anche negli stessi pazienti ipertesi con cardiopatia ischemica non si registra un aumento della sopravvivenza, che invece è documentata per le altre classi di farmaci. Quindi si utilizzano solo nell'ipertensione arteriosa lieve e moderata. Spesso in associazione con altri farmaci possono essere utilizzati anche nell'ipertensione grave, mentre non possono essere utilizzati nei pazienti con ipertrofia ventricolare sinistra, né mostrano un aumento della sopravvivenza in quei pazienti ipertesi che soffrono anche di cardiopatia ischemica. Veniamo invece alla classe di farmaci che sicuramente è tra quelle più utilizzate, che è rappresentata dagli ACE inibitori. Gli ACE inibitori sono insieme, o meglio, non solo gli ACE inibitori, ma tutti i farmaci che interferiscono col sistema renina-angiotensina. Noi sappiamo che la renina, abbiamo detto tra le altre cose, viene sintetizzata quando è rilasciata a livello del rene, quando c'è un abbassamento dei livelli pressori, per far sì che si abbia vasocostrizione mediata fondamentalmente dall'angiotensina 2 e successivo aumento della pressione arteriosa. Vediamo adesso quali sono i farmaci che interferiscono con questo sistema qui estremamente semplificato, qui un poco più diciamo completo. Facciamo un attimo di attenzione per cercare di studiarci questo schemetto e poi dopo andremo ai farmaci. Vedete che la renina fondamentalmente favorisce la conversione dell'angiotensinogeno in angiotensina 1. L'angiotensina 1 è un decapeptide, ed è qui sono i 10 aminoacidi che costituiscono l'angiotensina 1, che può subire diversi meccanismi metabolici. Quello più comune è quello che ci interessa di più e quello anche meglio caratterizzato, è quello che porta a partire dall'angiotensina 1, grazie all'azione dell'enzima di conversione dell'angiotensina, all'angiotensina 2. Vedete qui indicato 1,8 perché l'ACE non fa altro che eliminare questi ultimi due aminoacidi, questa istidina e questa leucina, facendo sì che si formi un peptide a 8 aminoacidi, che è l'angiotensina 2. L'angiotensina 2 è un potentissimo vasocostrittore. In particolare l'angiotensina 2 può interagire con i propri recettori, che sono quelli identificati fino adesso 4, indicati con la sigla AT1, AT2, AT3 o AT4. Quando interagisce con il recettore AT1 determina una forte vasocostrizione.
Quindi già da questo schema, il primo, quello diciamo diretto, abbiamo diversi possibili bersagli farmacologici. Primo tra tutti, noi possiamo agire più a monte, andando a bloccare l'azione della renina, e questo lo facciamo con un farmaco che si chiama Alischiren, oppure possiamo agire più a valle, andando a bloccare l'azione dell'ACE, e questo lo facciamo con gli ACE inibitori, o ancora possiamo agire sul bersaglio finale di questo recettore AT1 con dei bloccanti dei recettori dell'angiotensina 2, che sono i sartani. Ovviamente l'azione di questi farmaci ha delle conseguenze importanti su quello che è il metabolismo e su quelle che sono le vie metaboliche dell'angiotensinogene e dell'angiotensina 1, perché è chiaro che bloccare, per esempio utilizzare gli ACE inibitori, fa sì che l'angiotensina 1 segua diverse vie. Normalmente l'angiotensina 1 viene catabolizzata, almeno per quello che ne sappiamo fino adesso, attraverso tre vie. Questa via diretta che vi ho appena indicato, poi ci sono altre due vie alternative. Una che, grazie all'azione di un'aminopeptidasi, porta a, in pratica quello che succede, il catabolismo dell'angiotensina 1 avviene in che modo? Andando via via a eliminare alcuni di questi aminoacidi. Allora, se si eliminano gli ultimi due, a eliminare gli ultimi due contribuisce l'ACE, l'enzima di conversione dell'angiotensina, e si forma angiotensina 2. Però se si elimina solo il primo aminoacido, questo aspartato, cosa che può essere diciamo mediata grazie all'azione delle aminopeptidasi, si ha la formazione di AT1. E qui vedete che si chiama desangiotensina, desaspartato, è un angiotensina 1 senza il primo aspartato, vedete 2,10. Questa comunque può subire l'azione dell'enzima di conversione dell'angiotensina, perché gli ultimi due aminoacidi sono comunque presenti, quindi si formerà poi una AT3 che è formata, anziché essere formata dagli aminoacidi 1,8, è formata dagli aminoacidi 2,8, perché il primo aminoacido, l'aspartato, era stato eliminato da questa aminopeptidasi. Questa AT3 può essere a sua volta, può subire a sua volta l'azione dell'aminopeptidasi nuovamente, eliminando anche l'arginina, e si ha la formazione di AT4 che va ad agire sul recettore dell'angiotensina, che si chiama AT4 appunto, da alcuni inizialmente era stato denominato IRAP, oppure l'AT3 va ad agire sul recettore AT2. Va da sé che l'AT3 può essere originata anche dall'angiotensina 2 grazie all'azione dell'aminopeptidasi, che sono questi enzimi che rimuovono l'ultimo aminoacido. Chiaro? Quindi questa è una prima via. La seconda via invece è quella un po' più famosa adesso, che è mediata dall'ACE2, questo altro enzima, che anziché eliminare gli ultimi due aminoacidi come fa l'ACE classico, elimina semplicemente l'ultimo aminoacido, la leucina, e quindi si ha la formazione di una angiotensina 1,9 anziché dell'angiotensina 1,8. L'angiotensina, perché vi dico che, allora, adesso poi ve lo dico, l'angiotensina 1,9 viene catabolizzata dall'ACE che scinde praticamente, agisce tra la fenilalanina e l'istidina qui, e si forma una, che toglie gli ultimi due aminoacidi, e si forma un'angiotensina 1,7 che va ad agire su recettori specifici che si chiamano MAS. Ovviamente l'ACE2, andando a eliminare l'ultimo aminoacido, quello terminale, potrà andare ad agire anche sull'angiotensina 1,8, formando un'angiotensina 1,7 che è comunque in grado sempre di agire sui recettori MAS. Quindi abbiamo quattro recettori fondamentalmente. Perché questo ci interessa e ci deve interessare tantissimo? Perché adesso, oltre al fatto che andare a vedere come si forma per bene la renina dalla prolenina, perché questo, diciamo, tutto questo ha delle conseguenze importanti in relazione al tipo di farmaco che noi andiamo a utilizzare. Se noi andiamo a bloccare l'ACE, quindi eliminiamo questa possibilità, l'angiotensina 1 andrà a essere metabolizzata, o meglio, catabolizzata in maniera più estensiva o dalle aminopeptidasi o dall'ACE2, e quindi si attiverà, si avrà uno shift verso la via che attiverà preferenzialmente questi altri recettori piuttosto che il recettore AT1.
Spero che questo sia chiaro, perché questo ha delle conseguenze rilevanti per quello che concerne l'attività, e quindi è chiaro che per forza di cosa un ACE inibitore, per quanto in passato e ancora sui libri di testo trovate che fondamentalmente l'azione degli ACE inibitori è paragonabile a quella degli antagonisti dell'AT1, non è proprio così, perché un conto è bloccare il recettore AT1 che sta qui a valle, e quindi i vari pathway vengono, diciamo, seguono il loro iter, diciamo, fisiologico. Un conto è bloccare l'ACE invece, che forza l'angiotensina 1 ad essere metabolizzata attraverso le aminopeptidasi e l'ACE 2. Tra l'altro, l'ACE 2 è stato, diciamo, oggetto, se avete seguito un po' in questo periodo in cui si parla di Covid, è stato oggetto di intensi studi sul perché pare che il nostro coronavirus è in grado di insinuarsi nelle cellule anche grazie all'azione di questo enzima ACE2. E allora inizialmente c'era stato un warning, diciamo, attenzione, tutti quelli che fanno uso di ACE inibitori come antipertensivo, per qualunque ragione, dovrebbero fare attenzione perché è più marcata la possibilità che possano infettarsi da coronavirus, perché bloccando l'ACE ovviamente questo metabolismo va verso la forma, va verso più il pathway dell'ACE2. Ma in effetti, inizialmente c'è stato uno studio, ci sono stati diversi studi in questo senso, tanto che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche ovviamente i cardiologi erano stati in allerta per questo. Successivamente, invece, uno studio ha smentito parzialmente questo, dicendo che addirittura gli ACE inibitori potessero essere protettivi, e questo, diciamo, potrebbe essere spiegato dal fatto che comunque l'angiotensina 2 viene metabolizzata da ACE2 ad AT, quindi bloccare ACE significa in parte fornire meno substrato, almeno in questa parte del pathway. Ci sono in corso studio su questi, ma diciamo il senso è proprio quello relativo a questo equilibrio tra le diverse vie metaboliche dell'angiotensina 1, e in particolare al fatto che l'ACE2 può essere un enzima attraverso il quale è sfruttato dal virus per entrare nelle cellule. Quindi l'attività di ACE2 può in qualche maniera interferire, diciamo così, con con la possibilità che ha il coronavirus di infettarci, ma questo è un altro discorso. Per adesso quello che ci interessa è sapere che la renina converte quindi l'angiotensinogeno in angiotensina 1, che può subire essenzialmente tre meccanismi di attivazione: o quella mediata dalle aminopeptidasi, che scindono il primo aminoacido dei 10 aminoacidi e formano quindi una serie di metaboliti che vanno poi ad attivare i recettori AT2 e AT4 fondamentalmente, oltre che AT1, oppure viene metabolizzata dalla via classica, quella che conosciamo meglio, ACE, che porta alla formazione di angiotensina 2, che è il più potente vasocostrittore che abbiamo a disposizione nel nostro organismo, oppure porta alla formazione, alla salazione dell'ACE2 di AT. Quindi 1,7, l'ACE2 ricordate che elimina solo l'ultimo aminoacido, è un po' come l'aminopeptidasi, però agisce sull'aminoacido terminale. L'aminopeptidasi sul primo aminoacido, l'ACE2 sull'ultimo aminoacido, l'ACE elimina gli ultimi due aminoacidi, formando sempre dei metaboliti attivi che sono in grado di interagire con dei propri recettori e che possono determinare diversi effetti fisiologici che possono essere controllati da farmaci utili, tra le altre cose, nell'ipertensione. Ma questo meccanismo, qui ovviamente sempre vi ripeto una semplificazione di quello che succede, ma questo meccanismo tiene conto anche della renina. La renina si forma dalla prorenina grazie all'azione di un recettore, il recettore per la renina. Anche questo, diciamo, è stato oggetto di studio e di intensa. È successo? Ed intensa, diciamo, ricerca. E adesso sappiamo come funziona per bene l'attivazione anche della renina, grazie all'azione di questo recettore, che è un recettore molto particolare, perché normalmente la renina, quando si lega a questo recettore PRR, immaginatelo come se fosse una tasca che accoglie la renina e la protegge dai tagli e dall'attivazione. In particolare la protegge grazie a un peptide, una coda peptidica di 43 aminoacidi. Quando questa coda peptidica viene rimossa,
la renina può essere, la prorenina può essere attivata a renina. Se invece sono presenti questi 43 aminoacidi, praticamente è come se facessero da tappo verso l'attivazione della prorenina. Questa via di attivazione della prorenina a renina è detta via ovviamente proteolitica, perché per poter essere attivata la prorenina deve, cioè necessita di una reazione di proteolisi. C'è poi una via alternativa, non so come, se si può andare direttamente. Allora, questa via, vi dicevo, è quella. Questa via è la via proteolitica, questo vi dicevo, la renina, quindi per poter essere attivata deve subire, deve eliminare questa, diciamo, protezione. Questa è la prorenina. La prorenina quindi viene accolta in questo, può essere attivata mediante attivazione non proteolitica quando viene attivata in questa PRR, che è il recettore della prorenina, e porta poi alla formazione di renina e di angiotensina 1. La renina invece può subire un'attivazione proteolitica perché è presente questo, vedete questa cosa nera qui, è la rappresentazione di un propeptide di 43 aminoacidi. Quando viene scisso, viene eliminato, si ha la possibilità per la renina di accogliere l'angiotensina, di trasformarla in AT1. Quindi abbiamo due possibilità di attivare la prorenina, o attraverso un'attivazione non proteolitica attraverso il recettore, praticamente attraverso questo recettore PRR, oppure possiamo avere un'attivazione proteolitica attraverso la proteolisi di questi 43 aminoacidi. Il farmaco che agisce sulla renina, l'unico per adesso in commercio che è un ottimo antipertensivo, è la Lischiren. La Lischiren praticamente si insinua in questa tasca, fungendo da falso substrato di fatto, e impedendo all'angiotensina impedendo all'angiotensinogeno quindi di entrare, e quindi impedendo di fatto alla renina di convertire l'angiotensinogeno in angiotensina 1. Spero sia chiaro. Quindi due sono le possibilità. L'attivazione biologica della prorenina quindi avviene attraverso due possibili vie. O la prorenina normalmente è inattiva e l'accessibilità dell'angiotensinogeno al sito catalitico è bloccata da questo propeptide, quel segmento nero di 43 aminoacidi. Il sito catalitico bloccato può essere attivato o non proteoliticamente dal legame della prorenina con il recettore PRR, oppure può essere attivato dalla rimozione di questo peptide di 43 aminoacidi, e questa è un'attivazione ovviamente proteolitica. La Lischiren è un inibitore competitivo, funziona in entrambi i casi perché praticamente si mette all'interno della renina al posto dell'angiotensinogeno, e quindi impedendo alla renina di dar vita all'angiotensina 1 a partire dall'angiotensinogeno. Quindi il problema è sempre questo peptide di 43 aminoacidi. Ora, quando questa prorenina inattiva viene attivata grazie all'azione del PRR, la prorenina praticamente si insinua in questo recettore della prorenina, e questa diciamo coda di 43 aminoacidi che normalmente impedisce l'ingresso dell'angiotensinogeno viene allocata su un lato del recettore della prorenina, e di conseguenza si ha una modificazione conformazionale che permette all'angiotensinogeno di entrare nella tasca. A questo punto qui dovrebbe essere scritto renina, della renina, per poter convertire l'angiotensinogeno in angiotensina 1. Un'altra possibilità è un'attivazione proteolitica invece, in cui proprio questo peptide viene tagliato e si ha l'attivazione e la formazione della renina attiva che può accogliere l'angiotensinogeno e trasformarlo in angiotensina 1. Nel caso della Lischiren noi abbiamo un falso substrato, per cui all'interno della renina, una volta che viene attivata dalla prorenina, si ha l'ingresso, diciamo, della Lischiren invece dell'angiotensinogeno, e quindi non si potrà più formare, è un po' un classico falso substrato. Quindi,
quanto concerne invece il rilascio dell'adenina, allora abbiamo visto come si attiva diciamo, l'adenina a partire dalla prorenina, ma il rilascio dell'adenina subisce, cioè avviene essenzialmente attraverso tre vie. Abbiamo la via dei recettori beta-adrenergici, di cui abbiamo già parlato estensivamente, quindi attraverso questa via di fatto si ha l'attivazione del rilascio di renina grazie all'attivazione dei recettori beta 1 che si trovano sulle cellule juxtaglomerulari, e questo ovviamente diciamo, può subire l'influenza di tantissimi farmaci che possono controllare il rilascio di renina, oppure il rilascio di renina viene controllato tramite la via renale dei barocettori. Abbiamo detto, man mano che la pressione arteriosa si abbassa, l'organismo reagisce producendo più renina, quindi in base alla pressione nei vasi preglomerulari, e la renina, diciamo, determina poi il vasocostrizione, infine, con aumento della pressione arteriosa, oppure il rilascio di renina può essere controllato da riassorbimento di cloruro di sodio a livello della macula densa. Infatti, a livello della macula densa, vi ricordate, c'è il cotrasportatore sodio-cloruro-potassio, quello su cui agiscono i diuretici dell'ANSA di fatto. L'ingresso di questi ioni porta da una parte a inibizione della COX-2, ma la COX-2 può essere invece attivata dall'NO, la salazione dell'NOS. Si formano prostaglandine, le prostaglandine dalla cellula della macula densa vanno ad agire sui recettori delle prostaglandine che si trovano sulla cellula juxtaglomerulare, e in questa maniera, diciamo, favoriscono il rilascio di renina. Il rilascio di renina da parte delle cellule juxtaglomerulari viene controllato grazie al riassorbimento di sodio che avviene a livello della cellula della macula densa, anche grazie alla adenosina che si forma dalla sodio-potassio ATPasi, che viene attivata appunto grazie all'assorbimento di sodio, con formazione prima di ADP e poi di adenosina. Agendo su alcuni recettori dell'adenosina si ha comunque un'interferenza con il rilascio di renina, così come il rilascio di renina può essere controllato anche direttamente dalle catecolammine che agiscono sulle cellule juxtaglomerulari, e questo l'abbiamo già detto, oppure la salazione di altri recettori dell'adenosina, P2YR, che vengono attivati appunto dall'ATP. Quindi, ricapitolando, la renina dalle cellule juxtaglomerulari fondamentalmente può essere rilasciata attraverso tre meccanismi. Un meccanismo che prevede l'attivazione dei recettori beta 1 adrenergici sulle cellule juxtaglomerulari, oppure un meccanismo che è denominato via renale dei barocettori, che sente la pressione nei vasi preglomerulari ed è sensibile, sono dei barocettori, e quindi favoriscono il rilascio di renina quando si ha un abbassamento della pressione arteriosa, o ancora attraverso la via della macula densa, in cui il riassorbimento di sodio a livello della macula densa interferisce con il rilascio di renina a livello delle cellule juxtaglomerulari. In che modo? L'aumento di sodio porta all'attivazione di una serie di meccanismi che portano, tra le altre cose, alla sintesi di prostaglandine, per esempio, o alla formazione di adenosina, che vengono rilasciate e agiscono sulle cellule juxtaglomerulari controllando il rilascio di renina. È chiaro quindi che se su questi tre meccanismi possono agire tantissimi farmaci. Vedete che qui sono indicati in blu le classi di farmaci. Iniziamo dalla via dei recettori beta-adrenergici, che è quella, diciamo, più semplice da ricordare, se vogliamo. Ovviamente su questa via agiranno la noradrenalina circolante, favorendo quindi l'attivazione dei recettori beta-adrenergici e il rilascio di renina, così come i simpaticolitici ad azione centrale e beta-bloccanti la inibiscono, e quindi hanno un effetto antipertensivo anche attraverso questo meccanismo. Ma ancora, il tono simpatico renale è influenzato dai barocettori della pressione arteriosa, e la pressione arteriosa è influenzata dai vasodilatatori e dai diuretici. Anche la pressione di natriuresi è importante, perché porta a interferisce con il riassorbimento di cloruro di sodio da parte del tubulo prossimale, il rilascio tubulare di cloruro di sodio a livello della macula densa, e di conseguenza il riassorbimento di NaCl a livello della macula densa, che abbiamo detto essere importantissimo controllore del rilascio di renina.
a questo livello agiscono direttamente i diuretici dell'ANSA oppure i FANS, perché bloccando la sintesi di prostaglandine bloccano di fatto una delle modalità attraverso cui macula densa e cellule juxtaglomerulari comunicano. Infine, la pressione nei vasi preglomerulari può essere influenzata direttamente dalla pressione arteriosa e dai farmaci vasodilatatori o dai diuretici stessi. C'è poi un feedback negativo breve, perché il rilascio di renina ovviamente porta alla formazione di AT2, attivazione dei recettori AT1, che inibiscono il rilascio di renina in un feedback diciamo breve. E su questo, a questo livello agiscono sia gli ACE inibitori, sia gli inibitori di renina, sia i bloccanti dell'AT1. Quindi vedete che l'azione della renina è fondamentale, perché anche i farmaci, perché tantissimi sono le possibilità di azione farmacologica. La prorenina, d'altra parte, grazie all'attivazione dal proprio recettore della prorenina, può determinare un aumento dell'attività della renina e un'attivazione non proteolitica della prorenina, con produzione di AT2 e attivazione di una serie di pathway mediati, come al solito, da ERK, P38, eccetera, che portano a danno d'organo. Questo è importantissimo, perché possono determinare fibrosi, infiammazione del tessuto cardiaco e vascolare, nefropatia e retinopatia. Questo effetto può essere mediato anche attraverso il legame del ligando al recettore della prorenina e attivazione delle vie di segnalazione intracellulare, con effetti indipendenti dalla produzione di angiotensina 2, con attivazione comunque degli stessi pathway e comunque danno d'organo. Quindi vedete che si può avere danno d'organo grazie all'attivazione proprio la prorenina, tra le altre cose, può determinare danno d'organo. Questo è importante, perché le conseguenze di farmaci che modulano questi pathway, che voi troverete, che adesso andremo ad elencare, comprendono anche modulazioni di queste e di altre, possono avere anche questo tipo di conseguenza, e di conseguenza e quindi è importantissimo tener conto di questi fenomeni fisiologici, per cercare di comprendere meglio quelli che sono gli effetti poi farmacologici delle classi di farmaci che andiamo a studiare. L'angiotensina 2, tra le altre cose, porta a un'alterazione delle resistenze periferiche, e questo l'abbiamo detto, un'alterazione della funzione renale e un'alterazione della struttura cardiovascolare. Questo forse è uno degli effetti più importanti, che inizialmente era trascurato, perché l'angiotensina 2, attraverso fenomeni non emodinamici ed emodinamici, porta a una ipertrofia e rimodellamento vascolare e cardiaco. Ricordatevi che i farmaci ACE inibitori sono dei farmaci anti-rimodellamento, proprio perché contrastano questa azione dell'angiotensina 2. Vi ho detto che un cuore, per esempio, vedremo nello scompenso, è un cuore scompensato, quindi deve lavorare di più del normale. Vediamo che in generale, però, per qualunque ragione, quando il cuore comincia a lavorare più di quanto normalmente, della moda di lavoro a quanto normalmente è sottoposto, può andare incontro a un fenomeno che è detto fenomeno di remodeling, di rimodellamento cardiaco, che a lungo andare porta a un ispessimento delle pareti cardiache e quindi a una riduzione del volume delle camere cardiache, con conseguenze gravissime, possono portare anche alla morte del soggetto, chiaramente. Quindi il fenomeno del remodeling è un fenomeno studiato e che si cerca di contrastare in tutti i modi con i farmaci che si hanno a disposizione. Tra i farmaci anti-rimodellamento che abbiamo a disposizione abbiamo proprio gli ACE inibitori, perché il fenomeno del remodeling è mediato anche, l'angiotensina 2 contribuisce in maniera rilevante a questa alterata struttura cardiovascolare, sia attraverso meccanismi non emodinamici, sia attraverso meccanismi emodinamici. Tra gli effetti non emodinamici abbiamo una maggiore espressione di proto-oncogeni, un aumento della produzione dei fattori di crescita, un aumento della sintesi di proteine della matrice extracellulare. Tra i fattori invece emodinamici abbiamo un aumento del post-carico e un aumento della tensione della parete. Tutto questo porta quindi a ipertrofia e rimodellamento vascolare cardiaco. Ma non è solo l'effetto dell'angiotensina 2. Abbiamo già detto che l'angiotensina 2 porta principalmente a una alterazione delle resistenze periferiche.
Questo attraverso un meccanismo di vasocostrizione diretta, stimolazione della trasmissione noradrenergica periferica. La angiotensina 2 determina un aumento del rilascio di noradrenalina, una diminuzione della ricaptazione di noradrenalina e un aumento della risposta basale. Si ha un aumento della trasmissione simpatica a livello del sistema nervoso centrale e rilascio di catecolammine dalla midollare del surrene. Il risultato è una risposta pressoria a insorgenza rapida. Quindi vedete che il blocco della sintesi di angiotensina 2 porta, tra le altre cose, cosa che fanno gli ACE inibitori. Ma attenzione, questo non viene fatto solo dai recettori AT1, che sono quelli bloccati dai sartani. Questi fenomeni vengono mediati da tutti i recettori dell'angiotensina 2. Quindi gli AT1, gli AT2, gli AT3, gli AT4, e chissà che non ce ne siano degli altri. Quindi la domanda, ma gli ACE inibitori e i sartani sono equivalenti come farmaci? Adesso ha una risposta: non è proprio così, perché andando a inibire l'ACE noi inibiamo la sintesi di angiotensina 2 e di fatto tutte le azioni dell'angiotensina 2. Andando a bloccare solo gli AT1, noi avremo degli effetti selettivi solo verso quei tipi di recettori. Andando a bloccare gli ACE, quindi abbiamo un fenomeno anti-remodeling, abbiamo una vasodilatazione, tutti gli effetti opposti a quelli che vedete elencati qui. Quindi blocchiamo la vasocostrizione, blocchiamo la stimolazione della trasmissione noradrenergica periferica, blocchiamo un aumento della trasmissione simpatica nel sistema nervoso centrale e rilascio di catecolammine della midollare del surrene. Inoltre, l'angiotensina 2 ha anche un altro importante effetto in quanto induce alterazione della funzione renale. E questo grazie a un effetto diretto mirato a incrementare l'assorbimento di sodio nel tubulo prossimale, grazie al rilascio di aldosterone dalla corteccia surrenale, con aumento di assorbimento di sodio e dell'escrezione di potassio dal nefrone distale, e grazie a modifiche dell'emodinamica renale. Quindi si ha una vasocostrizione renale diretta, stimolazione della trasmissione noradrenergica del rene, aumento del tono simpatico renale, con conseguente risposta pressoria a insorgenza lenta. Quindi vedete che bloccare la sintesi di angiotensina 2 può significare avere tutte queste azioni. Tutto dipendente dalla renina, che è, tra le altre cose, fortemente, abbiamo detto, la sintesi di renina fortemente dipendente dalla quantità di sodio. Vedete che un'assunzione di basse quantità di sodio, qui in basso, porta questa curva, che è la curva della pressione arteriosa media, verso sinistra, quindi verso valori pressori più bassi. L'assunzione di quantità normali di sodio, o peggio ancora, l'assunzione di quantità elevate di sodio, sposta questa curva verso destra, grazie all'aumento del rilascio di renina. Quindi è importantissimo, ma di questo sono certo, perché ricordo anche io, sono certo che voi già lo sappiate, di come piccoli quantitativi di sale possono, di NaCl nella dieta, possono interferire con la pressione arteriosa grazie agli effetti sul rilascio di renina. Quindi adesso, dal punto di vista prettamente farmacologico, quali sono i farmaci che abbiamo a disposizione che agiscono su questo pathway? Abbiamo farmaci che sono inibitori diretti della renina. Uno solo ne abbiamo ed è la Lischiren. Poi abbiamo gli ACE inibitori, che bloccano l'enzima di conversione dell'angiotensina, inibendo la sintesi di angiotensina 2. Gli ACE inibitori vediamo che hanno anche un'altra importante azione, perché l'enzima ACE, ancora non ve l'ho detto ma adesso ve lo dirò, ha anche un'altra importante funzione fisiologica, quello di catabolizzare un'altra sostanza endogena, che è la bradichinina. La bradichinina è un importante vasodilatatore, quindi il blocco della sua degradazione contribuisce all'azione antipertensiva dell'ACE, perché si ha un aumento dei livelli di bradichinina. Bradichinina però ha anche altre azioni, che adesso vedremo. Per esempio stimola alcuni recettori periferici della tosse, stimola quindi questa tosse secca, pertanto gli ACE inibitori avranno anche questo importante effetto collaterale, quello di indurre tosse secca. Adesso vediamo. Comunque gli ACE inibitori
E poi abbiamo una classe di farmaci, che sono questi ARB, che sono i bloccanti dei recettori dell'angiotensina. Sono bloccanti del recettore AT1 dell'angiotensina, che sono i sartani. Quindi abbiamo fondamentalmente tre classi di farmaci che agiscono su questo pathway, e sono inibitori diretti della renina, all'ischiren, ACE inibitori come captopril, enalapril e così via, e i bloccanti del recettore dell'angiotensina, come lo sartan, i sartani in generale. Queste sono alcune delle strutture dei farmaci di cui vi parlavo. Quindi abbiamo fondamentalmente ACE inibitori, poi ancora che hanno questa struttura particolare. Vedete, qui è evidenziata questa C2H5, che è spesso presente, questo gruppo etilico, che è spesso presente in molti di questi derivati. Poi ci sono alcuni invece un po' diversi, questi più nuovi, come il fosinopril, che invece presenta una catena laterale raddoppiata, o più lunga rispetto a quella di cui, diciamo, con cui abbiamo a che fare con i classici inibitori dell'ACE, con i classici ACE inibitori. Gli ACE inibitori, oltre che essere utilizzati, vedete qui abbiamo altri derivati ACE inibitori più moderni, se così vogliamo, come il candesartan, che presentano queste catene laterali più ampie, sono i derivati bifenilmetilici, e poi abbiamo tra gli ultimi derivati, tipo l'eprosartan, che sono i derivati tienilmetilacrilico, l'acido tienilmetilacrilico. Quindi abbiamo fondamentalmente i primi derivati, che sono questi qua, che sono captopril, enalapril, sono quelli più semplici. La struttura ricorda fortemente, ovviamente, quella aminoacidica. Vedete qui, sono di fatto degli aminoacidi, perché l'angiotensina 2, diciamo che è una proteina piccola costituita da 8 aminoacidi, un polipeptide di 8 aminoacidi, andrà ad agire sul recettore AT1 grazie alla interazione con questo recettore su una struttura che accoglie bene, ovviamente, gli aminoacidi, perché di fatto di questo si tratta. Con il captopril, enalapril e tutti questi derivati inizialmente sintetizzati, non è stato fatto altro che andare a esterificare il gruppo COH del gruppo aminoacidico. Vedete, qui c'è un'ammina NH, e poi c'è C legata a CO, o anziché essere legata a COH come doveva essere nell'aminoacido, è stato esterificato con questo gruppo etilico C2H5, C2H5. In alcuni casi il COH è rimasto, come nel caso del fosinopril, ma è aumentata, si è cercato di allungare la catena laterale per proteggerlo e per evitare che l'AT1 fosse attivato. Noi dobbiamo bloccare il recettore AT1, ricordatevi, ma per bloccarlo, così come fanno tutti gli antagonisti, devono comunque essere in grado di legarsi. Quindi è necessaria una somiglianza con l'agonista puro, ma in alcuni punti chiave della struttura, e questo permette l'ancoraggio dell'agonista al proprio dell'antagonista al proprio recettore. E poi sono necessarie delle modifiche strutturali che bloccano di fatto il recettore, ed è quello che è stato fatto. Ma trovate quasi sempre il legame i gruppi COH, NH2 liberi o camuffati, diciamo, li trovate in tutte queste strutture. Questi sono i primi derivati, come vi dicevo. Poi sono stati fatti degli altri derivati più efficaci, più selettivi nei confronti dell'ACE, e questi sono i derivati bifenilmetilici, come il candesartan, il losartan, olmesartan, telmisartan, adesso sono tutti valsartan, e poi infine abbiamo un unico derivato, tienilmetilacrilico, che è l'eprosartan. L'obiettivo era quello di aumentare la specificità e migliorare la farmacocinetica di queste molecole. La farmacodinamica era già buona, già addirittura con quelli di prima generazione. Vi dicevo che un'azione importante di questi farmaci è quella sulla bradichinina. La bradichinina è un importante vasodilatatore, questa volta, che si forma grazie all'azione di alcune aminopeptidasi, che adesso abbiamo imparato a conoscere. Sono questi enzimi che rimuovono il primo aminoacido, si forma a partire dalla callidina.
oppure si forma grazie all'azione della calicreina dal chininogeno. Comunque, al di là del pathway che ci interessa relativamente, sappiate che la bradichinina viene catabolizzata dall'ACE e a formare dei prodotti inattivi. Normalmente la bradichinina invece può andare ad agire essenzialmente su due recettori, recettori B1 e recettore B2. I recettori B2 della bradichinina, così come anche il B1, in generale portano alla vasodilatazione. La differenza tra B2 e B1 sono classici recettori accoppiati a sette eliche transmembranali, accoppiate a G con Q. Come traduzione del segnale, i recettori B2, tra le altre cose, favoriscono l'escrezione di sodio e sono importanti nel dolore acuto, mentre i recettori B1 sono importanti nel dolore cronico. Vi dico che questi farmaci sono studiati da molto tempo, non ci sono farmaci, diciamo, che agiscono direttamente sul sistema bradichinina, callicreina e che hanno riscosso successo. Nonostante gli studi intensi siano iniziati molti anni fa, pensate che la mia tesi di laurea nel 99 era su inibitori della callicreina, però poi purtroppo non hanno avuto molto successo nel trattamento del dolore. Si tratta di farmaci che, nonostante, vi ripeto, sono delle vie metaboliche talmente, secondo me, complesse e che comprendono molte possibili, diciamo, alternative che non hanno, non si riesce ancora a direzionarle, in qualche maniera controllarle farmacologicamente in maniera adeguata da rappresentare, diciamo, una possibilità terapeutica. Per quanto riguarda quindi in particolare gli ACE inibitori, quindi bloccando la formazione di bradichinina, il catabolismo della bradichinina, vanno a farne aumentare, diciamo, le concentrazioni, determinando, tra le altre cose, vasodilatazione, che è importante per l'effetto antipertensivo degli ACE inibitori. E questo è un po' quello che vi dicevo prima. Quindi, in generale, qua riportate il sommario dei tre maggiori effetti dell'angiotensina 2. In pratica favoriscono l'incremento delle resistenze periferiche per vasocostrizione diretta, per potenziamento della neurotrasmissione noradrenergica, perché favoriscono il rilascio di noradrenalina e diminuiscono il reuptake della noradrenalina. Inoltre incrementano la scarica simpatica dal sistema nervoso centrale, quindi anche a livello centrale, e aumentano il release di catecolammine dalla midollare del surrene. Poi si ha un'alterata funzionalità renale per incremento del riassorbimento di sodio nel tubulo prossimale, un aumentato release di aldosterone della corteccia surrenalica e un'alterata emodinamica renale, e poi si ha un'alterazione della struttura cardiovascolare per aumento della produzione di fattori di accrescimento, aumento del postcarico, aumentata tensione della parete basale. Quindi abbiamo effetti sia emodinamici che non emodinamici. E gli ACE inibitori cioè sono utili in caso di ipertensione perché riducono la formazione di angiotensina 2 per inibizione dell'ACE, favoriscono l'accumulo di bradichinina, che in condizioni fisiologiche è catabolizzata dall'ACE ed è un importante agente vasodilatante, e stimolano la produzione di prostaglandina, che è secondaria all'incrementata produzione di bradichinina. L'angiotensina 2 espleta i propri effetti grazie all'interazione con quattro recettori, almeno questi sono quelli identificati fino adesso. Gli AT1, che sono espressi soprattutto a livello vascolare, sono quelli che mediano le principali azioni che ci riguardano per quello che concerne l'ipertensione. Gli AT1 sono sempre espressi nell'adulto, mediano la vasocostrizione, mediano la proliferazione cellulare a livello basale. Gli AT2 sono sempre vascolari, sono espressi solo nel feto, nell'adulto sono espressi solamente in conseguenza di condizioni patologiche, quali ipertensione o altra patologia cardiovascolare, o anche in conseguenza di elevati livelli di angiotensina 2, e mediano un'azione antiproliferativa. Su questo si sa di meno, ovviamente sono meno studiati rispetto all'AT1. Poi abbiamo gli AT3, che sono localizzati soprattutto a livello neuronale, dove l'attivazione induce la produzione di NO e modula lo sviluppo neuronale. Quindi vedete che, ancora una volta, gli inibitori dell'angiotensina 2
in parte ovviamente agiscono anche a livello del sistema nervoso centrale, modulando l'azione dell'angiotensina 2 sui recettori AT3, perché di fatto c'è meno angiotensina 2. L'AT4 è ugualmente distribuita a livello del sistema nervoso centrale, ma anche a livello del cuore, del rene e del surrene. Tra le sue funzioni abbiamo la regolazione del flusso sanguigno, l'inibizione del riassorbimento di sodio, vasodilatazione e processi di memorizzazione, che è espressa anche a livello dell'ippocampo. Quindi vedete che le funzioni che vengono con cui si va a interferire quando utilizziamo degli ACE inibitori sono diverse. Facciamo un attimo una pausa, riprendiamo giusto tra 5-10 minuti. Bene.
Allora, se ci siamo possiamo riprendere. Scusate, ho dovuto fare una pausa imprevista perché avevo diverse sollecitazioni telefoniche. Comunque, adesso riprendiamo brevemente, quindi cercando di... abbiamo visto quindi come agiscono questi farmaci e in particolare in questo schemetto adesso vedete riassunto il meccanismo d'azione degli ACE inibitori. Abbiamo parlato estensivamente, blocca la conversione di angiotensina 1 in angiotensina 2 e soprattutto favorisce l'accumulo di bradichinina. Tra le altre cose, la bradichinina, che normalmente si forma dal chininogeno grazie all'azione della callicreina, porta da un lato all'aumento delle sintesi delle prostaglandine, che determinano comunque vasodilatazione, determina essa stessa vasodilatazione per interferenza con i recettori B1 e B2 e porta a diminuzione quindi delle resistenze vascolari periferiche e diminuzione della pressione arteriosa. Dall'altra parte, gli ACE inibitori, bloccando la formazione di angiotensina 2, bloccano tutti gli effetti dell'angiotensina 2. Tra le altre cose, l'effetto di vasocostrizione e l'effetto di secrezione dell'aldosterone, che porterebbe a un'aumentata ritenzione di sodio e acqua e un aumento della pressione arteriosa. Quindi gli ACE inibitori, rispetto agli altri farmaci antipertensivi, hanno anche una serie di altri vantaggi. Determinano un'assenza di effetti metabolici indesiderati. Abbiamo detto che hanno un effetto anti-remodeling, la capacità di far regredire l'ipertrofia ventricolare sinistra, e adesso sappiamo anche perché, e hanno anche la capacità di impedire l'insorgenza, quindi di questo rimodellamento dopo l'infarto del miocardio. Gli effetti indesiderati quali sono? Ipotensione, non è frequente, ma è sempre conveniente iniziare con dosi basse. Tosse nel 5-20% dei pazienti trattati. Questo è un effetto collaterale fastidiosissimo. Molto spesso porta a alcuni gruppi di soggetti che sono particolarmente sensibili a questo effetto collaterale a sospendere il trattamento con ACE inibitori. E questo abbiamo detto è dovuto all'accumulo di bradichinina. Poi abbiamo ipercalemia. Quindi vedete, questo è un farmaco ipercalemico. Abbiamo detto che bisogna fare sempre attenzione con tutti quei farmaci che in qualche maniera interferiscono con le concentrazioni di potassio. E in particolar modo bisogna essere molto prudenti nell'associazione con diuretici risparmiatori di potassio per evitare una ipercalemia marcata e nei soggetti con ipercalemia da insufficienza renale. D'altro canto, questa ipercalemia può essere vantaggiosa nei soggetti diabetici, poiché sappiamo che il potassio è un importante regolatore della conversione di proinsulina e insulina nel rilascio di insulina stessa. Poi, altri effetti indesiderati sono la riduzione della filtrazione glomerulare nei soggetti con stenosi delle arterie renali. Possono dare tossicità fetale, abbiamo detto, e per questo non possono essere utilizzati in gravidanza e in alcuni casi sono state riscontrate anche eruzioni cutanee. L'angioedema che porta quindi a questa tosse si può verificare anche angioedema oltre a tosse che si verifica nello 0,1-0,2% dei pazienti trattati. Questa può essere potenzialmente letale. Ed è necessario pertanto in questi casi ovviamente sospendere immediatamente la somministrazione del farmaco e iniziare un trattamento con farmaci quali adrenalina, antistaminici, cortisone, eccetera. La disgeusia è un altro effetto collaterale importante, piuttosto raro e più frequente col CAPTOR, che se vogliamo è il capostipite di questa classe di farmaci. È sicuramente quello che ha l'effetto. È un potente ACE inibitore, quello uno di quelli più potenti, uno dei primi ad essere stato introdotto. Pensate che c'è una kappa con I di 1,7 nanomolari, quindi meno di 2 nanomolare, significa che è un farmaco estremamente potente nel range del nanomolare. In generale il captopril, quando viene assunto per via orale, è assorbito rapidamente, ma questo vale un po' per tutti gli ACE inibitori e per tutti quei farmaci che hanno riscosso successo in quest'ambito. Il picco plasmatico del captopril si verifica intorno a un'ora, ma si ha questo effetto collaterale che è chiaramente di origine centrale, questa disgeusia che è caratteristica del captopril, e per gli altri è piuttosto raro come effetto collaterale.
La proteinuria si verifica in un gruppo consistente di pazienti, però non è grave da indicare la sospensione del trattamento. La neutropenia invece è un effetto collaterale raro, ma piuttosto pericoloso, quindi è necessario controllare la funzionalità renale e sospendere il trattamento eventualmente. Gli usi clinici sono quindi ipertensione arteriosa, e di questo abbiamo detto, tutti i tipi di ipertensione sono sensibili agli ACE inibitori, all'eccezione dell'ipertensione in corso di iperaldosteronismo primitivo. Si tratta di una delle classi di farmaci comunque più adoperata, si utilizza anche in caso di infarto del miocardio, di crisi renale da sclerodermia e di scompenso cardiaco. Quali sono le possibili interazioni? Con i FANS, si ha una ridotta efficacia degli ACE inibitori. Perché abbiamo detto perché i FANS diciamo, agendo sulla ciclossigenasi interferiscono con le prostaglandine con i diuretici risparmiatori di potassio per il pericolo di grave ipercalemia. Abbiamo detto che su questo patto, e quindi che altro dire sugli ACE inibitori? Abbiamo detto delle molecole più importanti, quali il captopril, l'enalapril, lisinapril, eccetera. Si tratta di farmaci. Per molti di questi oramai è scaduto anche il brevetto, quindi si tratta di farmaci poco costosi, ma questo vale un po' per tutti gli antiipertensivi e di conseguenza diciamo, la scelta non può tener conto del costo, mai come in questi casi non si tiene conto di questo. Non è un dettaglio, questo è riportato su molti libri di testo, questo fenomeno, per cui diciamo, si deve scegliere il farmaco, quello che si ritiene in base all'esperienza, in base ai dati disponibili in letteratura, essere più efficaci. E spesso, vi ripeto, non ci sono delle indicazioni indicazioni univoche. Per quanto concerne l'altra classe di farmaci di cui stiamo parlando, che agisce sui recettori invece dell'AT1 direttamente, è rappresentata dai farmaci che sono i bloccanti del recettore dell'angiotensina. Tra questi, il primo farmaco storicamente diciamo, importante come antagonista di questo recettore è stata la saralasina, che è un farmaco a struttura solo peptidica, è un analogo dell'angiotensina 2. Che però non è stato mai adoperato proprio per via di questa natura peptidica, doveva essere somministrato solo per via endovenosa, aveva un'emivita molto breve e aveva un'attività di agonismo parziale. Beh, però è stato utile per sviluppare tutta la classe dei farmaci cosiddetti sartanici, che comprendono molecole come il losartan, il irbesartan, candesartan e così via. In genere, al contrario degli ACE, vediamo quali sono le differenze con gli ACE inibitori. Innanzitutto riducono, agiscono quasi esclusivamente sul recettore AT1. Gli ACE inibitori in genere riducono, abbiamo detto, la sintesi dell'angiotensina 2 provocata dall'azione dell'ACE, ma non inibiscono la formazione dell'angiotensina 2 attraverso altre vie. Per esempio c'è un'altra via che è la via delle chimasi, eccetera, oppure attraverso altri meccanismi, ACE dipendenti o ACE indipendenti. Quindi. Gli ARB invece, questi bloccanti del recettore dell'angiotensina, bloccano il recettore AT1 e quindi al di là dell'origine dell'angiotensina 2, questo può essere un vantaggio. Al contrario degli ACE inibitori, questi bloccanti, i sartani, consentono l'attivazione del recettore AT2, del recettore AT3 e del recettore AT4. Gli ACE inibitori invece aumentano il rilascio di renina, ma bloccano la conversione dell'angiotensina 1 all'angiotensina 2. Anche questi bloccanti del recettore dell'angiotensina stimolano il rilascio di renina secondo un meccanismo di feedback, chiaramente. Ma questo si traduce in un aumento dei livelli di angiotensina 2 circolante. Poiché questi sartani bloccano i recettori AT1, la maggiore quantità di angiotensina 2 circolante può agire sui recettori, tra le altre cose, sui recettori AT2, che inducono invece vasodilatazione. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, può essere vantaggioso questo meccanismo di feedback negativo che porta alla formazione di renina e all'azione di fatto dell'angiotensina 2 verso altri sottotipi recettoriali. Gli ACE inibitori e i sartani entrambi aumentano le concentrazioni di angiotensina 1,7 attraverso altri meccanismi. Abbiamo visto tutti i pathway alternativi. E questo diciamo, può essere anche qui un vantaggio perché questa angiotensina 1,7
in qualche maniera mediare altri effetti di vasodilatazione. La biodisponibilità orale di tutti questi farmaci generalmente è piuttosto bassa, a differenza degli ACE inibitori. In questo caso la biodisponibilità orale è quasi sempre inferiore al 50%, ad eccezione di alcuni di ultima generazione come l'azisartan, che invece ha una biodisponibilità intorno al 60%, e l'ibesartan, che ha una biodisponibilità intorno al 70%. Il legame alle proteine è altissimo, superiore al 90%, quindi bisogna fare attenzione anche alle possibili interazioni. Teniamo conto che alcuni di questi, come il candesartan, in effetti è un profarmaco inattivo del metabolita poi attivo, e viene attivato dopo l'assorbimento del tratto gastrointestinale, dove viene completamente idrolizzato, si tratta di un estere, e forma la forma attiva del farmaco stesso. In ogni caso, per quasi tutti questi farmaci, il picco plasmatico si raggiunge nell'arco di 3-4 ore. Sono provvisti di emivita che è piuttosto variabile. Quindi ricordiamoci che la caratteristica farmacocinetica più importante è la bassa biodisponibilità rispetto agli ACE inibitori, che è quasi sempre inferiore al 50%, tranne per alcuni di essi, come vi dicevo, per esempio l'ibesartan, che è un po' più elevata. Il legame alle proteine farmaco, c'è cioè un forte legame alle proteine plasmatiche, un forte legame farmaco-proteico superiore al 90%, e per questo, diciamo, bisogna fare attenzione alle possibili interazioni. È stato di recente, diciamo, introdotto, sono stati introdotti altri farmaci che agiscono sul recettore AT1, come ad esempio un bloccante del recettore AT1 che si chiama beta-arrestina biased, che agisce preferenzialmente attraverso la beta-arrestina. Quindi non è un antagonista classico, ma è un farmaco che in pratica induce la desensitizzazione del legame dell'AT1. In pratica andrebbe ad attivare preferenzialmente questa beta-arrestina chinasi a livello del recettore AT1, che va a fosforilare alcuni dei siti di tirosina del recettore stesso, impedendone quindi l'attivazione ad opera dell'angiotensina 2 quando questa viene rilasciata. Si tratta di un farmaco ancora in fase 2 di sperimentazione clinica, quindi non so se penso che dovrebbe avere, pare che sia abbastanza promettente. Per adesso abbiamo solo una sigla, ma ricordatevi che oltre agli antagonisti classici del recettore AT1, potremmo avere a disposizione anche dei farmaci che agiscono con un meccanismo diverso, favorendo la desensitizzazione recettoriale, cioè rendendo il recettore AT1 insensibile, inattivo, insensibile nei confronti dell'angiotensina 2. Quindi il recettore è sempre l'AT1, quello che questo abbiamo già detto. I sartanici abbiamo detto che sono in genere farmaci a bassa biodisponibilità e alto legame farmacoproteico, e l'emivita varia da 5 a 15 ore. Quali sono gli impieghi clinici? Ipertensione lieve e moderata, che è la principale indicazione all'uso dei sartani, vengono utilizzati anche in caso di scompenso cardiaco per il trattamento della nefropatia diabetica, soprattutto irbesartan e losartan, e secondo alcuni sarebbero utili anche nella profilassi e l'ischemia cerebrale, perché pare che l'AT1 sia un recettore implicato nello stroke, ma per adesso non è un'indicazione, diciamo, clinica importante. Quindi, differenze tra ACE inibitori e sartani: gli ACE inibitori bloccano il catabolismo della bradichinina, tra le altre cose, il cui accumulo può da un lato contribuire in misura rilevante all'effetto antipertensivo, ma dall'altro dar luogo ad alcuni effetti collaterali. È chiaro che il classico effetto collaterale della tosse, che si riscontra per esempio con gli ACE inibitori, con i sartanici non si riscontra in alcun modo. Effetti collaterali però indesiderati degli antagonisti recettoriali dell'angiotensina 2 sono l'ipotensione, chiaramente, e poi ancora possiamo avere ipercalemia, così come con gli ACE inibitori, che è più frequente nei pazienti con insufficienza renale oppure in trattamento con diuretici risparmiatori di potassio. Possiamo avere ridotta filtrazione glomerulare, questo è un altro effetto collaterale in comune con gli ACE inibitori. Mentre sono rari tosse e angioedema. Persiste la tossicità fetale, che ne limita l'utilizzo in caso di gravidanza.
Quindi qui è ancora una rappresentazione dei farmaci che agiscono su questo pathway. Ricordatevi, la l'ischiren è l'unico che blocca direttamente l'arenina ed è quello che agisce più a monte, mentre gli altri, vedete, agiscono direttamente bloccando l'ACE oppure bloccando il recettore AT1. Andiamo a vedere adesso di fare un po' il punto della situazione e capire un po' quali farmaci dobbiamo utilizzare in base alle caratteristiche del nostro paziente che soffre di ipertensione. E ho detto anche che la scelta della terapia antiipertensiva nei singoli pazienti può essere estremamente complessa. Ci possono essere molti fattori che influenzano la scelta del farmaco, primo tra tutti eventualmente la presenza di altre patologie. E questo è un punto su cui dobbiamo cercare di ragionare un po'. Al fine di ottimizzare in generale il regime farmacologico con farmaci antipertensivi, dobbiamo tener conto, oltre che di eventuali altre patologie, anche della farmacocinetica della molecola in questione, dell'eventuale possibilità di utilizzare una combinazione di farmaci. Ovviamente dobbiamo fare delle considerazioni farmacodinamiche, eventuali controindicazioni, effetti collaterali dovute a interazione tra i farmaci e vi ripeto, la cosa più importante è la comorbidità. La comorbidità è un fattore chiave, così come anche la presenza di condizioni fisiologiche come la gravidanza. In gravidanza noi sappiamo che non è solo a rischio la mamma, ma anche il feto se c'è un'ipertensione. E i presidi farmacologici impiegati per controllare la pressione devono tener conto di tutti gli effetti sul feto e sulla circolazione utero-placentale. In genere un antipertensivo ideale dovrebbe controllare quindi la pressione, non essere teratogeno oppure fetotossico e deve normalizzare la fisiopatologia della preeclampsia. Quali sono questi farmaci che si possono utilizzare? Quindi, alla luce di questo, i farmaci più utilizzati sono il labetalolo tra i beta bloccanti, i calcio antagonisti. E poi, per quanto riguarda i diuretici tiazidici, è vero che potrebbero essere potenzialmente utilizzabili, non ci sono prove su un effetto negativo sulla madre o sul feto, tuttavia però l'utilizzo di questi farmaci prevede un monitoraggio continuo della mamma ed eventualmente l'interruzione se si manifestassero ritardi nello sviluppo del feto, perché possono essere ritardi dovuti a oligoidramnios. Quindi, in genere, a parte sono controindicati nella preeclampsia, ma in genere si preferisce non utilizzarli. L'uso dei beta bloccanti è stato per anni controverso nel trattamento a breve termine, sicuramente sono sicuri e utili. Nel trattamento a lungo termine, invece, diciamo, bisogna fare un po' più di attenzione per gli effetti metabolici, fondamentalmente. Quelli privilegiati, i farmaci più utilizzati, sono il labetalolo e il pindololo. È chiaro anche che in gravidanza, per quanto lungo il termine dell'utilizzo di questi farmaci, non può essere mai oltre i 6-7 mesi, insomma, fondamentalmente. Quindi il labetalolo in genere si utilizza. Molto più utilizzati però sono i calcio antagonisti, sono i farmaci di elezione, innanzitutto le dihidropiridine, come nifedipina e isradipina, sono efficaci e utilizzate soprattutto nella seconda metà della gravidanza senza problemi, e poi il momento in cui in genere avviene la gestosi. Non hanno effetto negativo sulla circolazione utero-placentale e fetale, riducono efficacemente la pressione sanguigna materna. Possono essere utilizzati poi, queste però sono delle seconde scelte, vasodilatatori diretti come idralazina per via parenterale oppure farmaci ad azione centrale come alfa-metildopa e clonidina. Controindicati assoluti in gravidanza sono gli ACE inibitori e i sartani. Non sono teratogeni in senso stretto, ma causano gravi ritardi nell'accrescimento, deformazioni craniche, oligodramnios, insufficienza renale e eventualmente anche morte neonatale, quindi assolutamente da non utilizzare. Una invece indicazione importante dei farmaci antipertensivi è la possibilità di dare più farmaci contemporaneamente. Perché questo è utile? E che implicazioni ha dal punto di vista clinico? Sicuramente dobbiamo cercare di non utilizzare mai un dosaggio estremamente elevato di questi farmaci. Tutte le linee guida raccomandano di utilizzare il dosaggio più basso possibile ed eventualmente, qualora questo non fosse in grado di controllare la pressione arteriosa, di associare più farmaci.
Vedete che le associazioni più utilizzate sono tra diuretici con beta bloccanti o con ACE inibitori o con alfa bloccanti e qui trovate tutte le altre possibili associazioni. In generale, i farmaci di scelta per pazienti con prima diagnosi di ipertensione, se vogliamo, dobbiamo tenere conto dell'età, se il paziente ha meno di 55 anni, si utilizzeranno gli ACE inibitori, eventualmente si può considerare un sartano. Nel primo step, nella seconda fase, qualora l'ACE inibitore non sia diciamo, sufficiente a tenere sotto controllo la pressione arteriosa, si aggiungerà un calcio bloccante oppure si aggiungerà un diuretico tiazidico all'ACE inibitore. Qualora anche questo non sia sufficiente, si danno tutte e tre classi di farmaci insieme. Eventualmente, questo è lo step 4, si può pensare di aggiungere ulteriori diuretici oppure alfa bloccanti o beta bloccanti. Questo quadro, diciamo, più o meno quadro simile, è quello che si deve seguire anche nel caso in cui il paziente ha più di 55 anni oppure un paziente a rischio con un paziente di razza nera di ogni età. In questo caso, anziché iniziare con gli ACE inibitori, si utilizzano i calcio-bloccanti o i diuretici tiazidici nel primo step e gli ACE inibitori si aggiungono nel secondo step. Come vedete, in questo schemetto, che è quello raccomandato dalla Società Italiana di Cardiologia, i beta-bloccanti sono quasi relegati a seconda scelta e attualmente di fatto l'uso normalmente è quello che si fa, cioè i beta-bloccanti si utilizzano solo in uno step successivo, qualora il trattamento con ACE inibitori e calcio-bloccanti da soli o in combinazione ai diuretici non sia efficace. Questa, diciamo, è l'ultima diapositiva, quella riassuntiva. Vi ripeto, quello che raccomandano, per esempio, se volete del Goodman o anche altri libri di testo, è nella scelta di questi farmaci. Purtroppo, o per fortuna, diciamo, avendo a disposizione tantissimi farmaci, non abbiamo delle indicazioni ben precise. Le raccomandazioni della ESC, della Società Europea di Cardiologia, invitano il medico a tentare con tutti i farmaci che abbiamo a disposizione, seguendo più o meno questo schema. Questo è uno schema oramai universalmente accettato, e poi eventualmente rifarsi alla propria esperienza. Vi ripeto, non è nemmeno possibile distinguere o scegliere in base ai costi perché si tratta quasi sempre di molecole di farmaci per cui il brevetto è scaduto e quindi abbiamo la disponibilità del farmaco equivalente, quindi i costi sono sempre piuttosto bassi. E queste sono le possibili indicazioni. Teniamo sempre conto anche di quelli che sono la comorbidità, possibilmente. Con questo, diciamo, abbiamo concluso. Noi ci vediamo, penso, dopodomani per parlare dei farmaci dello scompenso. Come al solito, se avete domande o avete necessità di qualche chiarimento, scrivetemi come state facendo in questi giorni, oppure io cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Bene, vi saluto e ci vediamo mercoledì. Arrivederci. Arrivederci a tutti.